anche l'area ecologica. Adesso noi con le nostre altre ci accompagnano in questa... Scusate. Allora. La qualità. Ah, questa è l'altra prima, diceva. Un secondo solo. Un attimo solo. Filippo Gemelli è l'amministratore del Gruppo Viotti e questa è, abbiamo ancora ricordato, l'anteprima mondiale, è un lancio mondiale, una prima mondiale davvero, una vettura immensa. Non abbiamo purtroppo il microfono, le chiedo proprio due secondi, ma prima di scoprirla presentiamo questa vettura che è veramente fantastica. Dunque, faccio conto che c'è un microfono, però non c'è. Sì. Quest'anno Viotti festeggia 95 anni di carriera e in occasione di questo compleanno abbiamo deciso di realizzare questa vettura che coniuga tre nomi storici che hanno contribuito alla storia del Made in Italy. Uno è Viotti, che ha carrozzato le più belle macchine e ha vinto numerosi concorsi di eleganza. Il secondo è Stanguellini, che è il più importante team italiano e che ha contribuito a lanciare nella Formula 1 la Ferrari. E il terzo è Anita, che ha fatto la storia d'Italia. E quindi questa vettura è una Viotti Anita che noi dedichiamo al team Stanguellini. Qualche notizia dopo che arriva la scoperta, che adesso la curiosità è tanta. Dunque, possiamo dare via a questa realtà, anteprima mondiale. Un attimo, se potete, ecco, magari contornare un pochino. Grazie. Le vediamo perlomeno. Attenzione dietro, allargatevi. Dietro, per favore. Indietro, per favore. Un attimo solo. Un attimo solo. Possiamo? Dunque, Viotti, Anita. Applauso. Di sapere, bellissima, un mostro come si può dire, ma la sua essenza tecnica e tecnologica qual è? Potenza? Intanto noi siamo andati in controtendenza e quindi anziché fare macchine molto elaborate nella carrozzeria, abbiamo voluto riprendere linee molto classiche, molto storiche, e quindi è una macchina che, nonostante la potenza, è molto equilibrata. Questa vettura porterà un motore a 4.000 di cilindrata che avrà 800 cavalli. 800 cavalli, sarà un motore 8 cilindri di turbo. La vettura tra l'altro utilizza meccaniche che già abbiamo più volte sperimentato su altre vetture e quindi dovrebbe superare come velocità abbondantemente i 400 km/h e superare il numero dei 0-100 in 2 secondi 8. Per prestazioni addirittura di sotto di alcuni Formula 1, 480 km/h chiaramente in qui.